Oh, che perdita, mannaggia, che peccato. Benvenuti su WatchMojo Italia per un'altra top di film così brutti da vedersi cancellato il seguito o i seguiti. Ma prima di cominciare, signore e signori, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tante nuove top 10. Diamo un'occhiata a pellicole e opere non cinematografiche, bensì sataniche, così orride, che avrebbero dovuto lanciare una saga e invece hanno lanciato soltanto... Beh, non ve lo dico che cosa hanno lanciato, ma l'hanno lanciata sul pubblico, ecco. Alla numero 10, Lone Ranger. I giorni del Johnny che poteva fare qualunque cosa e gli riusciva bene sono belli che finiti, anche da un pezzo. Oggi fa qualunque cosa e gli riesce più o meno tutto male. E non so perché, come attore, secondo me, è ancora valido, soltanto che i film da quando si è buttato su The Tourist o una cagata come Lone Ranger sono... orrendi. Adattamento di una serie anni 50 per la quale io vi dico, poi sono uno che alle accuse di whitewashing di solito risponderebbe con la mitragliatrice, però avrebbero potuto sceglierlo, no? Un nativo americano, considerando il protagonista. Ma fosse quello il problema più grande. Azione nulla, momenti di uno smorto allucinante, Jack Sparrow praticamente non divertente, tinto di bianco. Non guardate quei 400 milioni spesi a fronte di 260 guadagnati che tagliarono le gambe ai previsti due seguiti. E alla numero 9, Conan The Barbarian. Volete vedere un Conan? Guardatevi l'originale con Schwarzy, su. Al massimo per tutte le fanciulle l'attrattiva potrebbe essere che c'è Jason Momoa torso nudo, una scena sì e quell'altra pure, ma avete presente quelle schifezze action fantasy di fine anni 2000 in CGI di merda e non solo, pure abbondante? Ecco, questo film ne è il re. La scena con il serpentone ricorda la qualità degli effetti speciali della vecchia serie di Hercules, non so se c'è qualche eroe che purtroppo se ne ricordi, ma l'orrore... come direbbe Marlon Brando. E dopo tutto questo volevano anche fare un seguito dell'originale dell'82, che fortunatamente le due noccioline e un calcio in culo guadagnate al botteghino fermarono. I love, I slay, and I am content. E alla numero 8, Eragon. Ricordo ancora quando lessi il libro. Una roba per ragazzi, ma di sì carino. Non vedo l'ora che facciano il film. Poi vidi il film. Di sì carino. Non vedo l'ora che facciano esplodere la sala con me dentro per far finire questo dolore. 2006, il periodo in cui avevamo un grande potere tra le mani, ma non sapevamo ancora come utilizzarlo. Uno potrebbe dire, vabbè, pace per la sceneggiatura orrida, pace, tanto è un film su un drago, no? Beh, quello è il problema. Il drago... è fatto con la computer grafica di una di quelle pubblicità di giochi strategici online orridi, avete presente? E giustamente fu massacrato anche per l'epoca, perché in pochi anni prima era uscita la trilogia del Signore degli Anelli. E tu sei un fantasy e ti presenti così al cinema. Guadagnò un botto al botteghino. Ma per fortuna non bastò a fermare la morte portata dalla critica. Dragon Rider. E alla numero 7, King Arthur e il potere della spada. Anche conosciuto dagli amici come Re Arturo e il potere della spada, che forse era meglio se ce la lasciava in quella roccia. È un film di Guy Ritchie che ha i suoi gusti, infatti di stile registico lo sappiamo, e devo dire, per quanto non abbia gradito anche qui, che il film ha i suoi momenti, visivamente di sequenze, ma ciò non è una scusante. Come rendere una storia medievale piuttosto avvincente e amata da tutti una cafonata mezza steampunk, Guy Ritchie docet, e io vi giuro, li odio, i film col il medioevo tecnologico mi fanno venire l'orticaria. Qui si sparano i raggi là, cioè ti Re Artù si sparano i raggi laser e ci sono ancora i classici serpentoni giganti in CGI fatta di merda, che quelli ragazzi non mancano mai. E la storia dov'è? Però c'è Beckham che fa il cavaliere. E allora doveva essere una saga, ma ci persero 150 milioni al botteghino. I feel a joke coming on here. E alla numero 6, il pianeta delle scimmie di Tim Burton. Quanti ne hanno fatti di pianeti delle scimmie? 47, 48? Sinceramente faccio fatica a ricordarmeli tutti, ma non mi scorderò mai certo di questo. C'è gente che tra tutto lo schifo prova inoltre non solo a difendere, ma a lodare il make-up. Ora, io non vorrei essere cattivo, anche perché il make-up di Rick Baker, quindi un grande professionista che ha il suo stile, basti pensare al Grinch, qui però fa pena, perché quelle scimmie sono come il Grinch, cioè che cazzo c'è comunque? Il resto è incommentabile lo stesso. Tim Burton disse con stoico contegno che avrebbe preferito buttarsi da una finestra che fare il seguito. Bene, annullare la saga e ributtarla, e devo dire che ci abbiamo discretamente guadagnato. E alla numero 5, Jumper, senza confini. Coi giovani protagonisti afflitti da grandi poteri, fatti con paint, ovviamente, poteri la cui storia interessa forse al massimo alla trisnonna dell'aiuto regista. E proprio per questo sapete che... mi piacque
È una porcheria sci-fantasy action delle più becere. Così brutta da fare il giro e diventare comicamente guardabile. E mi è partita anche la voce. Annullato però non dai guadagni stavolta, ma dal fatto che lo odiarono tutti tranne me e suddetta trisnonna dell'aiuto regista. Ne fu fatto uno spin-off su YouTube Red e... uno spin-off su YouTube Red. Direi che basta questo per capire in che stato versi il franchise. E alla numero 4, Godzilla. Un'iguana gigante che vuol solo mangiare del pesce in santa pace attacca New York. Arrivereste mai a capire che la trama di un Godzilla è ecco. In realtà poi per il 98 fu un successone stratosferico, andò sopra i 200 milioni guadagnati e in TV poi lo passarono per anni, signora, se ricordate. Ma per una volta l'intervento di qualche entità divina cinematografica sembra aver fermato quella che sarebbe stata una trilogia di un'orrendezza di livello Michael Bayano. La proposta di una trilogia fu respinta con perdite da un numero esorbitante di critici e proprietari di cinema anche, che in nome di tutto ciò che ritenevano caro su questa bella terra, senza essere invitati a resistere, lo fecero lo stesso. Signori, per il cinema. Let them fight. E alla numero 3, Ghostbusters. Quello nuovo. Sono belli che passati i tempi in cui se uno ti chiedeva se eri un dio, tu dovevi rispondere di sì. Non finirò mai di insultare questa pellicola, perché oltre a non far ridere, e è quello che dovrebbe fare, tu non remake in modo imbarazzante un capolavoro solo per qualche palese tentativo femminista. A me dispiace, perché la lotta alle pari opportunità è una cosa bellissima, ma nel cinema fa pena! Queste sono sconfitte! Anche perché poi i film non sono buoni, come Ocean's Eleven con le ragazze, che è stata una cosa assurda. E se io fossi loro, attrici, non prenderei parte a un progetto simile, che è quasi ridicolizzante. E per fortuna il pubblico lo capì, e Feig, il regista, cancellò i suoi seguiti. Amen. E alla numero 2, Divergent Allegiant. Io questi me li sono magnati tutti. Tutti! Ho una cultura young and adult che dico, ma neanche non lo so. E il bello è che in generale li odio. Sono tutti uguali! E gli adulti cattivi che si truccano come deficienti, quello sempre. Le fazioni di imbecilli, i giovani emarginati speciali, il mondo post-apocalittico fantasy, e chi più ne ha più ne metta, e dopo Hunger Games 1, che sinceramente salvo, Maze Runner, vabbè, Divergent arrivò in scivolata sulle ginocchia come il re di tutti i cliché. Shailene Woodley, protagonista, sinceramente fa capire che nel mondo della recitazione c'è speranza veramente per tutti quanti. Setting che più anonimo non si può, il terzo film della saga fu ucciso al botteghino, con 179 milioni guadagnati a fronte di neanche ve ne dico quanti, se no mi sparo. E alla numero 1, l'ultimo dominatore dell'aria, in cui succede letteralmente ogni cosa che possa permettergli di avere quantomeno senso possibile. M. Night Shyamalan, che ne imbrocca personalmente uno sì e tutto il resto della carriera no, alle prese con l'adattamento di un cartone, e voi già capite che non parlo del 5% su Rotten o del cast asiatico ma non asiatico o della CGI da doppio ergastolo, no, io parlo di questo, sì, parlo di tutto questo e anche del successo al box office che permise allo Sham di sfiorare l'idea di altri 3 seguiti, quando poi però gli insulti di quella fetta del pubblico pensante lo fecero tornare sui suoi passi. Il mondo è salvo per ora. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top cinematografiche e iscrivetevi a Watch Mojo Italia. Ci vediamo domani per un'altra top 10.